Can you do me for a G2A.com. Visit now. Salve a tutti amici di Showgamer Problem, in questo nuovo video eccoci qua, dobbiamo andare a completare la missione di Willis. Nella scorsa puntata abbiamo fatto la missione di Yogi e Reggie, ma mi sono accorto che comunque era una missione secondaria, non serviva molto. Quindi andiamo a vedere cosa ci farà fare questa volta Willis, sempre nell'aereo, quindi andremo molto lontano. Ah già, è giusto in tempo, stavo proprio finendo. Ci siamo, ho un ultimo lavoro per te. Sei quasi alla meta, forza, sali. Non la buttare, ho bevuto un secchiello di caffè, tra poco mi serve. Cristo. Ti dirò la verità e non ti piacerà per niente. Tuo padre ha cercato di uccidere tua madre perché voleva lasciarsi tutto alle spalle. Il sentiero d'oro, il Kirat, la causa. Che cosa? Uno, tua mamma era la Kuna Matata, o come cazzo chiamano le ragazzine. Due, tua madre spiava Pagan, anche se un po' le piaceva. Tre, tuo padre era un patriota e tutti i patrioti che ho conosciuto erano figli di puttana. Per il resto, un altro tenente di Yuma deve morire. Pensaci tu! Benissimo, benissimo. Lui sta qui tranquillo a pisciare tutto il caffè che ha bevuto. Perciò, proprio scoperta clamorosa, morte dal cielo. Proprio scoperta clamorosa, abbiamo scoperto che nostra madre spiava Pagan Min perché voleva stare con lui, almeno quello che abbiamo capito. Quindi, proprio una cosa stranissima. Non pensavo veramente di scoprire una cosa del genere. Allora, apriamo il paracadute. Dobbiamo uccidere un altro tenente di Yuma. Come ha detto il nostro caro Willis, siamo quasi alla meta. Quindi stiamo quasi per finire, fortunatamente. Ok. Allora, usa la fotocamera per identificare il tenente. Capirà, passo e chiudo. Ok. Allora, tanto vediamo dove sono le persone qui. Ecco, lì ce n'è uno. Eccolo lì, subito trovato al primo colpo, proprio botta di culo. Ajay, non stavo scherzando quando ti ho detto di aprirlo in due. Il corpo mi serve intatto. Armi ed esplosivi fanno troppi danni, devi usare una lama. È il momento di una bella uccisione, vecchio stile. Perché cazzo ti serve il corpo intatto? Oh, Ajay, non voglio dirti bugie. Vabbè. Sarà difficile. Perché già vedo che ci sono nemici che tengono sott'occhio la zona. Essendo che hanno divise che sono molto facili da mimetizzarsi con l'ambiente, quindi vedete qui i bastardi. Dovremmo avere anche noi delle cose del genere, ma noi siamo vecchio stile. Andiamo così, survival. Tanto non si vede un cazzo. Ecco, segnaliamo quello. Quello è un kamikaze del cazzo. Proprio è all'apice. Minchia, qui ce n'è due. Va bene, dai. No, merda. Merda, lo sapevo io. Fuori!
Cazzo. E muori, bastardo. Guarda qua quello che sta succedendo per un, per un'incisione col coltello. Dico, così è meglio, un po' di azione ci sta, almeno facciamo tutto veloce, però fino a un certo punto, porco cazzo, va. Colpo alla testa. Ok. Adesso saccheggiamo tutti. Così ci riprendiamo tutto quello che è nostro. Quello ormai sa che deve morire con il fratello coltello. Allora, dai. Cerchiamo di non farci vedere. Qui intanto ci sono due guardie. Ah, non abbiamo più munizioni. Allora usiamo il cecchino. Esci un po' e verrai ucciso. Proprio come se non ci fosse un domani. Colpo alla testa. Ma cerchiamo di ucciderlo. Io direi di scendere però. Ecco, appena si gira. Ok. Willis è morto. Scattagli una foto, ok? Il boss vuole delle prove. Ecco. Ora non sarà questo. Dovremmo trovare l'altro. Foto scattata. Bene. Ah, ok. Ci vediamo a terra. Goditi il viaggio. Ci saranno rinforzi? Speriamo di no. Allora. Siamo alla tuta alare, sperando che non ci lasciamo le penne. Ciao baby. Date quello che ci fa fare. Non so dove andare, sinceramente. Perché sulla mappa non ci segnala niente. Ok, le tigri ci aiutano. Aiutano. E niente ragazzi. Siamo agli sgoccioli. Per fortuna così intraprendiamo una nuova serie. Oh cazzo, l'elicottero di chi è? Ehi, ehi, ehi. No, no. Gira, occhio. No, non voglio morire. Sono troppo giovane per morire. Riprendi la vita. Cioè, no, così no. Dai che siamo quasi arrivati. Dai. Riprendi la vita, cazzo. Cioè lo sa che basta che prendiamo un insetto nell'occhio, moriamo. Siamo ridotti male. Ma ce la possiamo fare, lo so, me lo sento. Ce la possiamo fare, dai. Manca poco, manca poco. E vai, col paracadute.
Curiamoci. E vai. Andiamo dal nostro caro amico Willis. Hai eliminato il bersaglio? Sì, l'ho fatto fuori. Adesso pensiamo a Yuma. Queste informazioni sono l'ultima busta paga. Quelli che hai ucciso finora erano contatti della CIA, pulizie di primavera. Ormai Pagan non rappresenta più una minaccia per gli Stati Uniti. E noi dovevamo coprire le nostre tracce in Kirat. Hai fatto un ottimo lavoro! Quindi mi hai raccontato un sacco di palle. Quel che ho detto sui tuoi genitori, quello è tutto vero. E quel che ti ho detto di Yuma... Chiediglielo tu stesso! Cosa cazzo stai facendo? Mi dispiace, ragazzo, ma come ti ho detto, i patrioti sono tutti figli di puttana! Atto 2 completato. Gli hai lasciato il sacchetto in testa. Può respirare. Gli hai fatto dei buchi per non farlo soffocare. Ehi là, ci siamo divertiti a giocare con la CIA? Benvenuto a Durgesh. Scusa se l'alloggio è spartano, ma sei stato una merdina birichina già con i tuoi amichetti del Sentiero d'Oro. Ma il povero Paul ti brucia ancora per quello che ho fatto al tuo fidanzatino della cena. Aspetta, come si chiamava? Altan Barman, non Batman. Che noia. Mi spiace tediarti, Yuma, ma fammelo coccolare. Stai per fargli scoppiare il cervello. Se vuole un panino alla merda, che almeno sia senza cipolla. Come vuoi, l'hai visto, respira bene. Adesso ciao, ho del lavoro da fare. Ok. Ma lo voglio vivo, con tutti i pezzetti attaccati. Un'ultima cosa. Allora, Ajay, so che è difficile, ma vedila come una dura lezione questa. E poi guarda che suite panoramica, eh? Ma un ultimo consiglio, fossi in te, non dormirei troppo vicino al bordo. Avanti, spostati. Come vuoi, cara. Faccia a terra. Perché? Ho detto, faccia a terra! Sono a terra. Cosa stai facendo? Che cos'è? Che cos'era? Ajay. 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 Sogni di cadere. Qui cade molta gente. Solo che poi non si sveglia. È quello che succede ai deboli. Ok. Non guardare in basso. Questa è la missione. Fuggi dalla prigione. Avete visto che abbiamo delle allucinazioni proprio di quelle da pervertito e da persona depressa. Allora, stanotte... Vabbè, questo non ci interessa. Dobbiamo cercare di fuggire dalla prigione di Yuma. Se fossi un ragno, te sarei una tela e scenderei. Ma non posso essere un ragno, perché lo è già lei. Ti entra sotto la pelle, deposita le uova, aspetta che si schiuda. Sì, vabbè, buonanotte, questo si fa le bombe. Allora, leggi. Vabbè, non ci interessa. Allora, perciò dobbiamo trovare degli oggetti per poter costruire il nostro rampino. Quindi, eccoci qua, dobbiamo andare a costruire il rampino. Siamo... Che cazzo? Mi vibrava tutti i controller. Siamo nella prigione di Yuma. Allora,
dobbiamo stare attenti, anche se questo è l'uomo che avevamo trovato nello Shangri-La, lo stesso identico. Distraiamolo, vediamo se possiamo in qualche maniera vediamo se riusciamo, che siamo pure sotto effetto di sostanze stupefacenti. Ora sicuramente lo troveremo davanti. Allora, dove siamo? Oh cazzo. Ecco, siamo usciti di nuovo. Oh cazzo. Dove cazzo dobbiamo andare? Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Qui sempre fuori andiamo. Questa parte è oscura. Anche questa. Pagan era il mio re. Avrei fatto tutto per lui. Ok. Ma poi tua madre l'ha traviato. E ora? Io l'ho avvertito, ma mi ha ascoltato. E il suo amore... Vediamo, dobbiamo fare qualcos'altro. Armi non ce n'è. Non ce ne stanno. Lì c'è un altro uomo. Che credo dobbiamo evitare. Dobbiamo trovare l'altro elemento che ci fa costruire il nostro rampino. Vediamo dove lo possiamo trovare. Ah, eccolo qui. Cerchiamo di sgattaiolare. Sì, da qui. Sì, da lì. Ok, perfetto. Allora, eccoci qua, usiamo il rampino, scappiamo. Scappiamo dalle grinfie di Yuma, che è una pazzoide. Ci aveva incatenato qui. Aveva detto: se ti butti, spargerò le ceneri di tua madre. Proprio pazza.
sconfiggerò Rakshasa e io rinascerò! Rinascerò proprio come è rinato Kalinag! Kalinag, se non mi sbaglio, è quello che c'è nello Shangri-La. No, no, no! No, no, curati! Guarda, se moriamo proprio. Ok. Non voglio morire proprio ora. Va bene così. Di nuovo il rampino. No! Cioè ci ha tagliato il rampino, quello stronzo. Allora, fuggi dal campo di prigionia. Cerchiamo di scappare da sta merda. Allora, cerchiamo di scappare. Mi sono rotto le palle. No, i cani no, li odio. Non abbiamo neanche fotocamera, niente. Dai, facciamo lo stealth. L'importante è scappare. Allora, abbiamo pochi colpi pure, quindi proprio dobbiamo stare attentissimi. Oh cazzo. Lì c'era uno di quelli là bombati. Quello lì, vedete? Non so cosa fare. Siamo in una situazione di merda. No, no. Dov'è? Oh cazzo, pure lui qua. C'è il cane, cazzo. Il cane, porco dissi. Scappiamo. Non abbiamo più colpi. Siamo nella merda più totale. Questo per colpa di Willis. Scappiamo, scappiamo. 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 Corri. Corri. Abbiamo i cani dietro. Corri.
Corri. Dai. E vai. Libertà. Sei l'uomo più fortunato che conosco. Ti ho cercato per una settimana in territorio nemico. Ti abbiamo trovato prima che diventassi un ghiacciolo. Dov'è Sabal? Si starà dedicando alla sua specialità. Chiudersi in una stanza buia a pregare i suoi dei morti per il tuo ritorno. Ti ho curato per 3 giorni, ma ora sei finalmente sveglio e mi sembri a posto. Devo tornare. C'è ancora una guerra in corso. Sabal aveva ragione su una cosa. Il sentiero ha bisogno di te. Sono felice di averti con me. Non guardare in basso, ce l'abbiamo fatta per fortuna. Certo, non grazie al nostro amico Willis, però veramente sono felice di esserci riuscito dopo qualche morte qua e là sul rampino, ma voi tanto non vedrete niente. E niente, abbiamo affrontato quel punto stealth correndo, proprio ci hanno visto cane e porci, ma ci siamo riusciti a non farci beccare, quindi veramente siamo stati grandi. Va bene ragazzi, come sempre lasciate tanti like, commentate e condividete il video se vi è piaciuto. Un saluto a tutti da Showgamer Pro.